galli tornano nei nastri. La partenza questa volta è valida con Oliver Bio che va chiaramente al comando nei confronti di Obelix B che lo va a rilevare in breve. In terza posizione Omerta del Nord, quindi 2-1 e 3 nelle prime tre posizioni. Passaggio davanti alle tribune, lancio in 16, anzi giravolta in 16. Ha galoppato Onnet Coleman, avanza a largo Ormedepe con in schiena Onegin del Ronco. Ha recuperato in breve il gap e Over the Moon LF, chiude il gruppo Orocaf. 32-3 il quarto iniziale. Obelix riduce drasticamente il ritmo. 48-8 i 600. L'andatura è lenta ma costante. 16 spiccioli per ogni 200 metri. Giro di pista. Ultima frazione parecchio più veloce. Il galoppo di Onegin del Ronco che continua. E lo ritroviamo in coda, 1-4 di 800, Obelix B, Ormedepe alle prese, 18-7 il primo chilometro, ma l'ultima frazione in 14-7, un quarto in 29-8. Obelix e Ormedepe, poi Oliver B e Over the Moon LF, Omerta del Nord e Ornet Coleman, la terza pariglia. Poi Orocaf e Onegin del Ronco. Ha rifiatato di nuovo 16-4. Sta facendo lo stop and go. Vincenzo Luongo insalchia Obelix B. E provoca l'uscita a largo di Over the Moon. Accelerata improvvisa. Over the Moon va ad attaccare Obelix B. Poi lungo la corda Oliver Bio. A largo ci sono One Way AS. Più a largo ancora Onegin del Ronco che aveva galoppato. Over the Moon va ad impegnare Obelix B, Obelix lo respinge, poi Onegin del Ronco a centropista. Battute conclusive. Over the Moon attacca a fondo, Obelix B, i due su di una linea nei pressi del palo. Over the Moon LF, Obelix B, Omerta del Nord. 1.17.4 sul doppio chilometro. La probabile media che per Over the Moon LF va tarata in quanto rendeva 20 metri. Obelix Biglia ha reso la vita dura, ma nei pressi del palo prevale la classe di Over the Moon LF con Mario Minopoli. Poi Obelix B ed Omerta del Nord a chiudere il marcatore.